Buonasera ai nostri vecchi amici. Parliamo con un nostro vecchio consulente, il quale oggi ci parlerà di fusione fredda. Argomento estremamente importante, tra i tanti argomenti tabù, perché come sappiamo l'energia è un bene assoluto che deve essere controllato da lor signori. Vabbè, buonasera. È così, caro professor Quartieri. Allora, sarà pure così, è così in parte, però l'energia assieme con l'economia, assieme con l'ambiente, costituiscono il triangolo fondamentale in questo periodo. Ed in particolare però tutto immerso nell'informazione, nel modulo dell'informazione, nell'universo dell'informazione. In particolare in quest'ultimo periodo un fatto fondamentale che è passato quasi inosservato in Italia e che è durato, cioè che è avvenuto alcuni una, due, tre settimane fa, cioè il governo degli Stati Uniti ha accettato il brevetto per il processo di fusione fredda elaborato dalla Navy Lab. Navy Lab sa che cos'è, no? Navy Lab è uno dei laboratori più importanti della ricerca militare degli Stati Uniti d'America. Vogliamo fare una piccola intrusione? Come mai che finora hanno sempre detto che erano cazzate e adesso che hanno il know-how completo e lo possono gestire loro in termini militari va tutto bene? Com'è È semplicemente perché è così che funziona il potere. Ah, no? Ecco, allora, però diciamolo. È che veramente quando fu scoperta a suo tempo la fusione fredda da Flashman e Pons negli Stati Uniti non era ancora qualcosa di accettabile, è la famosa comunità scientifica, diciamo, chiamiamola scientifica che qualcuno dice formale, ufficiale, fondamentale, in realtà si era, in realtà poi dovremmo vederne che cosa veramente significa, si era opposta a questa possibilità, un attimo solo. E quindi i Flashman e Pons furono cancellati, furono distrutti, furono proprio completamente. Ma poi, come allora solito, a quei tempi derisi, come veniva deriso Marconi, bravo, come bravo, cercavano bravo di trivellare quel povero Tesla. Tesla, eccetera. Tutti quanti. È successo tale e quale. Però negli ultimi ci sono stati sempre i gruppi di credenti che hanno mandato avanti questa ricerca. Con pochissimi fondi, estremamente pochi. In Italia in particolare giù c'è stato il gruppo di Sermonti, c'è stato il gruppo di altri gruppi di particolare, cioè Celani, dei laboratori nazionali di Frascati, dove noi ogni tanto andiamo a collaborare e con cui diciamo siamo amici e collaboriamo e discutiamo eccetera. E poi ci sono altri gruppi come il gruppo di Pisa, dell'Università di Pisa e di Siena, grandi. E poi alla fine ci sono due gruppi fondamentali, questi sono stati i gruppi principali, c'era pure un altro paio, però fondamentalmente questi gruppi, poi in particolare quello di Pisa che ha portato avanti il discorso del nickel, mentre il Celani che era attaccato al carro giapponese del professor Arata ha sempre portato avanti per 15 anni il discorso del filo di palladio, mentre da quest'altra parte il filo di nickel. Il filo di nickel dopo 20 anni si è risultato un foriero di buoni risultati, buone sperimentazioni. Il punto fondamentale di questi esperimenti che hanno fatto negli ultimi 10 anni era la mancanza della ripetibilità, cioè per essere galileano un esperimento deve essere ripetibile e deve dare in condizioni diverse, in punti diversi, in momenti diversi, lo stesso risultato, altrimenti non è controllabile e se non è controllabile non può essere considerato una legge fisica valevole a tutti gli effetti scientifici. Ed era questo l'attacco che era stato portato e continua ad essere portato da un residuo di comunità scientifica. Le cose sono cambiate ultimamente, e a parte che c'è stato tutto il famoso
gruppo del professor Focardi, che ha passato la palla a un tecnico che si chiamava Rossi, hanno messo su un esperimento in Italia e l'hanno portato avanti in tutto il mondo, però alla fine non si capisce bene che cosa è successo. E ci si capisce, no, soprattutto no. Per quanto succede in Italia, si capisce sempre. No, la verità è che dal punto di vista scientifico Rossi non ha mai voluto spiegare bene quello che fa, non ha mai concesso a Celani e agli altri di aprire il sistema, lui ha posto un segreto di ordine quasi militare, il segreto industriale, ha detto io non vi faccio sapere come funziona. Dal punto di vista scientifico questo è inaccettabile. Dal punto di vista scientifico è inaccettabile, ma dal punto di vista concreto, reale, dei rapporti di forza che dominano questo mondo, lo ritengo perfettamente naturale e giusto. Però lui adesso è tutto fermo, perché le ultime versioni, insomma, questo sistema è sotto sub iudice, non se ne sa, non si capisce niente. È un fatto strano però che lui non è riuscito a vendere ai militari americani, o se l'ha venduto, l'ha venduto sotto forma di segreto. In ogni caso è tornato. Può darsi che l'abbia venduto a qualcun altro e a maggior ragione ci tiene alla propria pelle. E vabbè, sono affari sono affari anche di un paese come l'Italia, che vive a ricasco chiedendo la carità a questo e a quello per avere un minimo di energia. E vabbè, se si prova a avere un minimo di indipendenza nazionale, quello che ci prova ci lascia le penne. Ma anche al mio concittadino Verdini. Appunto, a parte questo, bravo, c'hai ragione. E a parte questo, adesso questo fatto nuovo, che è tutto d'un colpo. Un momento, io già 6 anni fa organizzai a Frascati un convegno in cui vennero 2 o 3 persone direttamente dal Navy Lab dagli Stati Uniti, partecipando attivamente e dimostrando il loro enorme interesse alla fusione fredda. Però tutti negli altri, c'è una serie di conferenze annuali che si vedono in tutto il mondo, che sull'IFSC, che sono oramai fondamentali, e storicamente gli Stati Uniti 3 anni fa a Washington controllarono tutto il discorso, adesso che controllano tutto il discorso, e soprattutto controllarono molto bene il lavoro di Celani. In ogni caso gli Stati Uniti hanno preso da in ogni parte del mondo, e soprattutto in Italia, in questi 3 o 4 gruppi di ricerca avanzatissimi, anche se non mal pagati, estremamente mal pagati, come capita sempre in Italia. Allora hanno preso tutto, sono venuti in Italia per 3 anni, hanno assorbito tutto, come fanno sempre, e l'hanno portato negli Stati Uniti tramite NASA e NASA. Certamente. E adesso da 15 giorni tutto d'un colpo hanno ottenuto per la prima volta, mentre Rossi ha cercato di avere il brevetto ma non gliel'hanno dato, mentre il Navy Lab è riuscito a ottenerlo. È una questione solo di potere. È naturale. Basta. Allora concludiamo dicendo un'ulteriore cosa, che tutto quello che riguarda la ricerca avanzata, geniale, inventiva, creatrice, è sempre vera, anche nella misura in cui viene sistematicamente derisa dagli asserviti al potere. Vabbè, purtroppo è così, però fa parte dei giochi di potere, del gioco della vita. La vita. Però è quando noi così. Affermavamo che dietro alla ricerca di questo tipo c'erano verità sostanziali, noi venivamo derisi. Io personalmente ho sempre sostenuto questa tesi. E vedi caso, avevo ragione, ma partivo purtroppo da una concezione di carattere italiani non hanno mai creduto veramente alla non parliamo ricerca. Nemmeno dei politici italiani, di questi non arrivano nemmeno a capire come si chiamano e che significato ha il partito a cui si adeguano.